E adesso dalla Sicilia andiamo a Napoli con Mattia e Mauro in prosa. O Mauro in prosa e Mattia. Sai, ti penso sempre, perché adesso io Gigi D'Alessio lo vedrò. Mi è stato detto, io, perché mi è stato è detto, uno dei giudici di The Voice Senior ed è bravissimo, tra l'altro, perché lui è un grande esperto. Mi è stato detto e quindi organizziamo, perché prossimamente voglio esserci pure io. Mi dispiace per te che io sono sempre con lui. Voglio capito? Esserci pure io, assolutamente. Va bene, allora oggi facciamo il baccalà. Allora, baccalà, Antonè, vedi? Sì, io mi metto qui, sai, per un bel filettone di baccalà, eh? Che primo. È quello, è il merluzzo, sempre il merluzzo, vero Lorenzo? Il baccalà è merluzzo, un posto sotto, sotto sale, diciamo, esatto. In barili, il baccalà, lo stoccafisso è appeso ad essiccare. Esatto. Esattamente. Questo è sotto sale, quindi mi raccomando, col baccalà attenzione al sale, perché spesso quando il baccalà è un po' salatino bisogna meglio metterlo dopo. Cosa allora, fai? Nella tradizione napoletana, che cosa succede? Quando vai a fare il baccalà in cassuola, questo è un trucco che io svelo a tutte le persone che ci seguono, se tu lo vai a friggere in prima battuta, devi fare la cosiddetta doppia camicia. Che cosa vuol dire? Che lo vai a passare nella farina, poi lo vai a mettere nell'acqua, lo riponi nella farina di modo che da creare la doppia camicia e lo vai a friggere, perché si crea quella patina esterna necessaria, quella pastella friabile, affinché preservi all'interno proprio tutte le caratteristiche del baccalà, il sapore, la succulenza, e quindi non si va a sfaldare quando tu lo vai a cucinare, ok? Ma questo è per sentito dire oppure perché veramente è stato no, è testato? Fidati, così è. O perché qua ci siamo è così è, no? Così è, fidati. Generazione a confronto. Io stavo pensando ancora allo strudel, sapeva troppe cose, a me... Beh, tu sei ancora giovane, crescerà ancora, dura qua. Quando crescerai, sì, da qua. Ma tu sei guaglione. Sì. Tu non conosci femmina. Come va a fidanzate, Mattia? Diciamo che siamo tutti in quarantena. Abbiamo messo un po'... Quindi questa storia delle un po' delle chiusure, i ragazzi soffrono tantissimo, perché anche tu, Alfio, ma tu cosa c'entri? Mica sei... Alfio! Perché tu le tue fidanzate non puoi andare a trovare in giro per l'Italia? Devo disinfettarmi tutto. Guarda che tra un po' è zona rossa la nostra, quindi te puoi stare... Anzi, neanche tra comuni puoi girare troppo. Stai attento. Devi stare a Grondone e basta. Voglio vedere come se mi combinerà. Allora, Antonella, qua noi stiamo preparando la nostra base per il baccalà. È una salsa al pomodoro, quindi abbiamo messo a sudare l'aglio nell'olio, abbiamo tagliato i pomodorini a metà e dopo li andremo a frullare e a filtrare, in modo per non farlo venire una consistenza troppo grumosa. Ok. Ok, poi che cosa succede? Andate di lato tu. Poi che cosa succede? Io faccio un crumble, Antonè. Metto il pane grattugiato. Allora, per creare praticamente la parte croccante, andate direttamente in padella. Quindi che cosa prepariamo? Il pane grattugiato lo lasciamo tostare. Poi andiamo a prendere, in questo caso abbiamo delle olive, dei capperi, mi passi i pinoli, per favore. A disposizione. Metti qua, grazie. Ok. Pane grattugiato, pinoli, cioè... ma io ho un debole per il piattino, tu non lo sai, quindi poi te lo spiegherò più avanti. Ma un debole tutti per la nostra Heidi qua, io non lo so, Heidi. Allora, Antonè, i capperini dissalati li vado Guardate a mettere... Guardate che Heidi è felicemente accompagnata, Direttamente in padella, gli metto un poco di olio... Olio, capperi e pan grattato. E non solo, gli vado a mettere anche i pinoli... Quelli che hai rubato Heidi... Sì, e infine prendo le olive, ho queste taggiasche, vedi, potete utilizzare anche Gaeta, Itri, Baresi, però queste qua taggiasche hanno quel punto di acidità che a me piace tanto, ok? Guarda che sto sughino è una meraviglia anche per condire una pasta. Assolutamente, assolutamente la pasta. Poi questo il mese prossimo casca benissimo, perché lo metti nell'insalata di rinforzo dopo che l'hai fritto. Quindi esatto, l'insalata di rinforzo è meravigliosa. Poi arriva Natale e lo metti nell'insalata di rinforzo. Sì. Allora, il baccalà, mi raccomando, lasciatelo friggere su tutta, diciamo, la sua forma. Lo andate a girare, lo fate friggere per bene e poi lo andate ad asciugare sulla carta, mi raccomando. Che cosa succede? Che nella nostra tradizione, quando vai a preparare questo piatto, solitamente andava fritto e andava messo in infusione nel pomodoro che tu già stavi cucinando, però noi abbiamo scomposto un po' il piatto e
e abbiamo fatto una doppia cottura di pomodoro. Ma ti vuoi spiegare il pomodoro che stai facendo? Allora, noi qui il resto dei nostri pomodori abbiamo preparato i pomodori confit. Pomodori confit li abbiamo sempre tagliati a metà, messo sotto una carta da forno, olio, zucchero, un po' di timo, un po' di zest di limone e li andremo a infornare per 90 gradi per un'ora, senza umidità. Perfetto, ma tuo figlio potrebbe fare il modello, è talmente bello, Mauro. Grazie, grazie. Il modello, No, fallo cucinare meglio, andare. Fallo cucinare meglio. Meglio che cucini. Una roba con un papà così, sembra, un papà giovane, no? E invece è tosto tuo papà, Mattia. Non ti muovere, Mattia. Tutta questa quarantena, mo passarla a casa. Mamma mia, Mattia, ti mette a cucinare. Hai visto? Ti metti a cucinare? Facciamo i piatti a quattro mani, facciamo fare la... come si dice? La DDB, la didattica dal balcone. La didattica dal balcone la fa questo maestro di Napoli? La fa il maestro di Napoli e noi la facciamo cucinando, no? Il balcone possiamo inventare pure quello. Sai che potrebbe essere una bella didattica? Con tanto di megafono ci mettiamo. Con tanto di megafono. Ingredienti al balcone, non alla mano. E facciamo i piatti. Sai che secondo me... Inventiamo una cosa nuova. Così napoletana, ecco, la RDB, ricetta dal balcone. Esatto, bravo. Dai, chiamiamola così, RDB. RDB, ricetta dal balcone. Guarda che adesso te lo rubano a Napoli, Questa è copyright, Mauro e Mattia in tempo prova, che scendiamo dal treno stasera, già l'hanno fatto. Già la troviamo sotto alla stazione, praticamente. È vero. Allora, vedi Antonio, man mano io ho messo l'olio e anche, diciamo, parte dell'olio che tira fuori sia la frutta secca che le olive in questo caso, la lasciamo asciugare e la mettiamo come parte croccante alla fine sul piatto. Qua secondo me ci devi mettere un goccino d'acqua e puoi pure iniziare a frullare. Sì. Metti facciamo sopra. Appassire un altro po', esatto. Va bene. Falla appassire un altro po'. Diciamo che allora abbiamo fatto la doppia camicia camicia per il baccalà che abbiamo fritto. Abbiamo fatto, diciamo, questa sorta di crumble con il pane grattugiato, ma ciò non toglie che potete utilizzare anche del pane raffermo, del pane in cassetta tagliato molto piccolo e fatto andare in padella e le lasciate asciugare, ok? Diciamo che questi prodotti, così come li abbiamo visti, tranne il pane, quindi l'ovetta, i pinoli, le olive, i capperi. Senti, li potete mettere in napoletano, come si dice? Crumble in napoletano, come sa dis, che mi piace di più. Come ti devo dire, insomma, pan grattato, è un prodotto arruscato in padella. Arruscato, mi piace di più. Arruscato in padella. Se vuoi ti do una mano, metti a frullare. No, non ti preoccupare, chef. Metti qua. Togli il becco d'aglio, perché sennò andiamo in Transilvania. Esatto. L'ha chiamato chef. È una lite tra chef. Tra l'altro loro lavorano nella stessa cucina, vero, a Napoli? Sì. Da Rosello lavorate insieme, no? È proprio H24. E loro è H24. Quindi fa il povero. Lui sta praticamente qua dove stai tu, perché c'è, diciamo, dove cuociamo le paste e poi ci sono i fuochi, no? Quindi deve tenere. Tu di che cosa ti occupi? Perché ognuno della brigata. Tu che cosa fai? Noi facciamo principalmente i primi, Antonella. E lui è il tuo aiuto? E lui sta vicino a me, poi mi dà la mano sui crudi, sugli altri antipasti caldi. Ma tu lo bacchetti ogni due minuti? Assai. Già approfitta, dice, beh, io ho mio figlio vicino, quindi vai, so come andare. Io la conosco questa storia. Sì, la conosco, che l'hai vissuta. L'ho vissuta. E la vivi, ovviamente. La vivo comunque, certo. Tu con chi la vivi? Con tuo marito? Con mio figlio. Mio figlio che ha 19 anni, che fa anche lui il cuoco. Allora devi portarlo la prossima volta, Heidi, La prossima volta lo porto. Ecco, che così lo vediamo. Devi decidere. Vedi? Se è Petar, il figlio di Heidi, oppure se è il nonno. Cioè, bisogna trovargli la sua collocazione, secondo me. O la parola. È vero. O il cane, adesso non lo so. Vedete che costumi. Il nonno di Heidi era molto forte. Ecco, è vero. È vero. Comunque attenzione, perché l'allievo spesso supera il maestro, sì. Quindi poi bisogna vedere. Se taccia vai, proprio tutti i lavori, Allora, Mattia. Vedi, noi ci abbiamo il pomodoro che lui ha messo al forno, il pomodoro confit, e ci abbiamo il pomodoro, questo qui, datterino, proprio la polpa bella che abbiamo preparato. Andiamo. Guarda che Maurino è sempre velocissimo, ma abbiamo tempo, lo sai? No, voglio far vedere. Noi abbiamo tempo. Con un altro po' d'olio, Matti. Include la ricetta, Vedete, togliamo dal... Sì, mettici ancora un po' d'olio, la vai a correggere, assaggia di sale per cortesia. Poi questo intingolo qui, così come l'abbiamo preparato, voi potete metterlo anche direttamente a cucinare nell'infuso dei pomodori,
con i capperi di olive e con il sughetto gli potete condire tranquillamente dei paccheri. Oppure servirlo così con del pane tostato, oppure soltanto fritto. Di solito noi lo facciamo con la scarola affogata, lo mettiamo nell'insalata di rinforzo, con i broccoli, con i friarielli. Quindi diciamo che, a parte che poi devi sapere che in Campania sono i maggiori importatori di baccalà, soprattutto dalla parte di Torre Annunziata, di Torre del Greco, quindi ne utilizziamo tantissimo. Nonna Naso diceva? Sì, sì, no, anche in Calabria si fa il baccalà così. Usiamo di più lo stoccafisso in Calabria, ma il baccalà con lo facciamo... Con i peperoni, i crudi, i cruschi. Con i cruschi, oppure semplicemente facciamo la camicia anche noi due volte. Calabria, facciamo la camicia e poi lo consumiamo nel pomodoro ed è finita lì. Loro fanno, lo fanno Lorenzo, forse ma più. Ma tu lo sai perché a Napoli sono tra i maggiori importatori di baccalà? Perché il baccalà in Italia arriva a Napoli proprio, arriva nel Cinquecento. Sai che c'è questa leggenda veneziana, di questo, cioè storia, di questo mercante Querini va su quest'isola, naufraga, arriva nel nord, nell'isola di Rost, nel 400 e trova questo pesce. Ma nonostante lui dica che ne porta a Venezia, in realtà non ne porta affatto. Bisognerà aspettare quasi altro 100 anni prima che il baccalà, attraverso i portoghesi e i baschi, arrivi a Napoli, appunto, dove prende il primo nome di baccalà in Italia. Ecco. E quindi lo sanno fare, ecco, non era per dar conto. Lo sanno fare, no, infatti un piatto. Sud, del sud. Mauro, no, perché stava parlando Lorenzo, volevo vedere la preparazione. Allora, tu hai messo adesso il baccalà cotto nel piatto. Sì, gli andiamo a mettere questa parte croccante di frutta secca con il pane grattugiato sopra, vedi, Antonella. Poi, Matti, tu gli vai a mettere la salsa di pomodoro, questa qua. Quindi tutto, sia tutto, la salsa di pomodoro. Sì, vedi, questo è il pomodoro datterino, mettine un po' di più che gli dai colore, gli dai freschezza, gli dai sapore. Okay. Poi solitamente può essere un passaggio inusuale perché il fritto non va mai messo su un prodotto, su una salsa, però in questo caso è proprio l'abbinamento perfetto perché la ricetta nasce così, Antonio, quindi io l'abbiamo la tanto cambiato. Bocca, questo baccalà bella Napoli. Poi la cosa bella è quella, no, con le pinze, vai tu. La cosa bella è proprio questa di dargli la freschezza e la doppia consistenza con il pomodoro confit. Vedi? Perché tu prendi il pezzo di pomodoro intero, c'è la freschezza della salsa, c'è il croccante della frutta secca, il baccalà che è saporito di suo, gli mettiamo una dorata, sì, di verde con abbiamo ancora un attimo, limonato. Magari le persone sono entrate in casa adesso. Sì? Vogliamo ripetere bene questa ricetta, certo, proprio Antonella, nel dettaglio? Allora, abbiamo preso la cosa più baccalà. Importante è quella del baccalà, sezionatelo, passatelo nell'acqua, nella farina, di nuovo nell'acqua e andate a friggere, di modo che gli create questa camicia esterna che andrà a preservare i sapori del baccalà. Pomodoro datterino con olio e aglio, lo andate a cucinare per circa 5-6 minuti, dopo lo frullate e lo passate al setaccio. Pomodoro confit fatto al forno, tagliato per metà, con sale, zucchero, del timo limonato, della buccia di limone, e andiamo a 90 gradi per circa un'ora. E poi in padella abbiamo messo pane grattugiato, olive taggiasche, capperi e pinoli, il tutto fatto andare a un fuoco abbastanza medio, fatto diciamo imbrunire per bene e messo sopra per confezionare il piatto finale. E eccolo questo qua. Meraviglioso baccalà bella Napoli è pronto, potete portarlo là dall'azienda. Come bella, agitevole.